is coming. I can feel it. Even this pouring rain is trying to warn me. No. But I have no choice. I'll keep going back. For now. And then I'll leave Rosebery Lane forever. I deserve a better life. I'm back. So I see. The prodigal daughter has returned. Prodigal? What? Benvenuti. Io sono il Cencio e questo è il primo episodio di Lorelai. Spero che abbiate visto l'episodio 0, come sempre, perché lì sono andato a parlarvi di ciò che dovrete aspettarvi, perché per come, in modo da non farvi pregiudizi o partire veramente con il piede sbagliato. E adesso eccoci qua. Avete visto subito quello che vi dicevo, nel mentre che io attacco il joypad, perché sapete cosa? Io questo gioco l'ho giocato con la tastiera e adesso ne approfitto per testare il joypad. Non l'ho mai provato, vediamo un po' come va. Dicevo, avete già visto dal filmato introduttivo la qualità della cutscene. Qui abbiamo una vera e propria cutscene, perché in The Cat Lady e Downfall c'era il filmato introduttivo, ma non era una vera e propria cutscene. Questa, ragazzi, avevamo un 3D, un simil 3D. Non so se avete visto che roba. Già si capisce, ma non solo, ma guardate la qualità degli sprite, la qualità dei modelli dei personaggi, che non sono modelli questi sono degli sprite. Guardate che roba, cioè veramente, veramente molto superiori a quelli visti in precedenza. Ma non solo, guardate per esempio la televisione con tutte le lattine di birra, il cuscino lì, cioè, ha anche quello un che di 3D, cioè vedete che roba, che qualità, che definizione, il quadro sul muro, mamma mia, siamo veramente anni luce avanti a The Cat Lady e Downfall. Ma venendo appunto alla storia, vediamo subito, come vi dicevo, vi avevo avvertito, le tematiche umane alla Mikalski ci sono sempre. Potevamo non iniziare con l'alcolismo. Abbiamo di fronte questa donna che è palesemente ubriaca dal modo in cui sta seduta e dalla quantità di bottiglie che ci sono in questa, bottiglie e lattine che ci sono in questo appartamento, veramente notevoli. In più, se si guarda bene, possiamo notare subito un occhio nero, perché ha l'occhio destro, vedete? È un po' scurito. Quindi. How is my beautiful Lorelai? Well, I had a weird day. I bathed an old lady, been kissed by a ghost, and I will die tonight, someone's told me. Those old ladies always talk bollocks like that. Bloody mental, aren't they? Want to talk about it? Maybe later. I'm starving, and I stink like a dog. Well, you know where the bathroom is. But then I want to hear about today, yeah? Wait. Is that a black eye?
Did he hit you again? Don't be silly. I tripped on the carpet. It's no big deal. Where is he? It wasn't him. He's in a pub, isn't he? Yes, it's John's night out. Like every Monday. You know that. It seems like for John, every day's a Monday. Ever since they closed down that stupid brick factory. He'll find a new job soon. Yeah, that's what he's been saying for what now? A year? Just let it go, will you? E qui arriviamo. Vedete quando vi dicevo che il Michalski c'è sempre? Cioè, quando ti trovi in queste situazioni, guardate, guardate che scelta che ci dà, eh. Lo ammazzo, come vuoi. Ti prego, stai più attenta, mamma. Già scopriamo che questa è la madre, l'avevamo intuito dal modo amorevole come si comportava con noi, però adesso ne abbiamo la certezza. Ma queste tre scelte, ok? Queste tre che parrebbero semplicissime scelte, in realtà aprono un mondo. E queste sono, secondo me, le raffinatezze di un gioco del genere, perché rappresentano a pieno quello che la persona comune si trova a provare e come dire, esprimere in situazioni del genere, no? La rabbia, proprio l'odio cieco quasi, la furia, lo ammazzo, capito? Proprio è più che essere arrabbiati questo, capite? È proprio una furia cieca, oppure come vuoi, puntini puntini, cioè quell'indifferenza ferita, capite? Non è un'indifferenza e basta, è un'indifferenza data da una ferita, cioè quando si viene feriti e si cerca di lasciar perdere per evitare di venire feriti ancora di più. E ti prego, stai più attenta, mamma. Qui proprio l'apprensione, la preoccupazione, ma al tempo stesso l'impotenza. Una sensazione di impotenza, di non riuscire a risolvere niente. Perché dico questo? Guardate che netta contrapposizione che c'è con lo ammazzo. Lo ammazzo è quello che subito è come esploderebbe, capite? Un carattere forte, un carattere impulsivo, ma anche dominante, sicuro di sé, che prende in mano la situazione, risolve i propri problemi, che sa di poter fare. Ti prego, stai più attenta. E invece è una rassegnazione, c'è un senso, lo sentite? Come dire, di impotenza proprio di fronte a una situazione così terribile come quello di ritrovarsi una madre alcolizzata e con che sta con probabilmente un altro uomo alcolizzato, vittima di violenze. Che vuoi fare? Che vuoi fare? Molti di voi probabilmente qui se la sentiranno di sparare giudizi. Io farei, io direi, io andrei. È sempre così quando non ti ci trovi nel mezzo. È terribile, ve lo posso assicurare, essere piccoli e crescere in una situazione familiare del genere. È veramente terribile, ve lo posso assicurare. E la prima cosa che succede è che non riesci, anche se poi da quella visuale esterna, no? Farei, direi, io andrei, io farei. Ma quando poi ci sei nel mezzo non riesci a fare niente. Non riesci proprio a fare niente. Please, be more careful, Mom. I will, babes. I will. But don't worry about me. I'm a tough old bird, me. You hungry? Like a wolf. I've left you some dinner in the kitchen. Go, fill up your tummy, grab a bath, and we can talk about it later, yeah? What's for dinner? It's chicken curry. Yum. Sentite che roba? Questo è un Michalski puro. Sentite che atmosfera che ha ricreato. La luce soffusa, tendente al rosso, nello spettro del rosso, qui in questo caso abbiamo un giallo-arancione della TV, ma crea comunque un'atmosfera calda, di casa, ma
in nettissimo contrasto con l'ambiente tutt'altro che accogliente. Vedete il disordine per terra, come avevamo già notato, birre, bottiglie ovunque. Qua addirittura ce n'è una cassa, guardate che roba, c'è una cassa di bottiglie vuote messe lì. C'è questo fortissimo contrasto tra il bello e lo schifo, tra il caldo e il freddo, unito come collante. Tutto questo viene unito da questo piano super super triste, ma più che triste, malinconico, che rispecchia tanto uno dei motivi per cui ho preso la stessa scelta, la terza scelta nel dialogo. È molto questa melodia, molto da vorrei fare ma non riesco. E la pioggia fuori come sempre, clima ovviamente londinese, Michalski è polacco ma vive a Londra, e crea questi ambienti qui. Ecco te che roba. C'è un bambino piccolo che sta tra l'altro piangendo. I should check on Bethany first. Dove sta? Qui? Oh shit! Bethany! All right. Beth fell out of bed, and you didn't even notice. Sweet Jesus. She was on the floor? Yes, but don't worry. She'll live. So go and have another fag. A glass of sherry, maybe. Let's have a fucking party in here! Lorelai! Is Beth okay? Yeah. We're all okay, aren't we? Qui. Madonna, ragazzi, è anche difficile parlarne di sta roba, porco Giuda. Allora, qui possiamo vedere un altro esempio di Michalski, ok? Io ormai lo chiamerò così. Questi dialoghi sono in assoluto la cosa miglior realizzata in Lorelai, in assoluto. Perché come vi ho detto, noi qui in questa serie andremo a proprio fare critica di Lorelai. Fare critica non significa solo parlare male, ma significa anche parlare bene, delle cose che c'è da parlare bene. E signore Dio, questi dialoghi, soprattutto nella parte iniziale, devo dire, la parte iniziale è veramente molto bella. Questo gioco, ecco, parte benissimo, poi si perde un pochettino. Ma comunque vi dicevo, questi dialoghi non sono dialoghini così del cazzo, ok? Questa purtroppo è una cosa che ci si può rendere conto solamente se si è vissuto situazioni del genere, ok? Chi di voi non ha mai avuto un disagio familiare
consistente, non può capire della sensibilità che qui Michalski sta mettendo in questi dialoghi, perché quando ci si trova di fronte a una situazione del genere, come quella che abbiamo appena visto, è facile incazzarsi, ok? È facile farsi prendere dalla rabbia, perché è giusto, è il primo sentimento che si prova, non sarebbe ipocrita negarlo, ma non è poi la cosa migliore da fare, nel senso, vedete anche qua abbiamo una scelta, possiamo continuare a sbraitare. All'inizio ci siamo incazzati, io l'ho fatto di proposito, non ho fatto una piega al dialogo, ho preso subito quello perché è la reazione normale che avrebbe chiunque, me compreso. Ti incazzi, sbrocchi di testa, sbraiti, urli, eccetera eccetera. Ma poi quello che dovrebbe fare una persona intelligente, e è quello che spero di no, ma che alcuni di voi avranno provato sulla pelle, è che ti devi un attimo calmare e riflettere su quello che sta succedendo, perché è facile incazzarsi con lei, ok? Perché lei effettivamente non sta facendo il suo lavoro di madre, non sta curando questo bambino, perché voglio dire, non è che lei era non lo so a fare cosa, era nel divano a fumare sigarette e forse bere, chi lo sa se beve anche lei, noi non lo sappiamo, sappiamo per certo lui. Lei non ne siamo sicuri, ma probabilmente sì, perché quando c'è una situazione di alcolismo le cose spesso si dipanano tra più membri della famiglia. Comunque, lei era suo compito curare la bambina, cioè non è giusto che la bambina soffra e subisca ripercussioni e traumi per colpa sua. E quindi uno si incazza, sbraita, urla, eccetera, eccetera, ti tratta male, ti sputa tanto di quel veleno in faccia che manco ti rendi conto. Ma poi ci ripensi e dici, ma è davvero lei la, diciamo, la vera responsabile di questa cosa? Cioè, nel senso, è colpa sua. Quanto possiamo colpevolizzare questa donna? Indubbiamente è la sua colpa, indubbiamente, non sto negando questo, ma fino a che punto la si può colpevolizzare? Anche qui sono tutti bravi a parlare, sono tutti bravi a sputare sentenze e giudizi quando non si è in quella situazione lì, ok? Quindi ecco, questa è una cosa che gradirei molto non faceste, proprio come favore mio personale, di evitare di sputare sentenze e giudizi su situazioni del genere, perché quando non ci sei dentro non ti rendi conto di quello che vuol dire davvero. E quando vedi, capito, tua madre crollare così in un pozzo nero senza fondo, e è lei che ovviamente poi comincia a fare cazzate che si ripercuotono sulla tua vita pesantemente, su quella del resto della famiglia, è ovviamente una cosa tremenda, negativa, e che non dovrebbe mai succedere, ti fa incazzare. Però perché questo sta succedendo? Quali sofferenze sta passando che la portano appunto ad arrivare ad avere un comportamento del genere? Questa è una cosa che ti puoi domandare solo a mente fredda, no? Solo poi. E quando davvero ti immedesimi, tiri fuori un po' di empatia e ti rendi conto della sofferenza che può provare una madre per arrivare a trattare il figlio così, lì ti passa la voglia di urlargli in faccia, perché ha le sue responsabilità, è certamente parte del problema, ma al tempo stesso è anche una vittima, esattamente come te, ok? E questa, qui ora colgo l'occasione per dire questa cosa a molti di voi che seguono il canale, che questa ve la posso dire proprio per esperienza personale, mia diretta. È facile spesso incazzarsi con i propri genitori, molto facile, quando si comportano veramente del cazzo con voi, anche a livelli grossi, ok? Sto dicendo anche a livelli grossi, ma dovete sempre tenere a mente che in parte, io non sto giustificando niente, quello che voglio dire è che dovete sempre tenere a mente che in parte anche loro sono delle vittime, ok? Esattamente come voi. Quindi questo non giustifica assolutamente niente, ma serve solo a voi come monito per ricordarvi che in tutta questa merda voi non siete gli unici che ci sguazzate, ok? E questo è il motivo per cui sceglierò questo. We need a serious talk. You're just gonna nag again. Look,
I know that things got a bit out of hand the last couple of weeks. I admit, but... Mom, it's killing me. Don't be such a drama queen. There's no need for that. Can't you see what that man is doing to you? He saved this family when your father died and left us with nothing! That's what he's done. He's scum. He fought for this country. Can you even imagine the things he went through in Afghanistan? He is ruining our life. He treats you like shit. And the only reason you're with him is that little fidget in your room, currently growing a nasty bruise on her tiny little head. It's not as easy as you think, Lorelai. No, it's very easy, Mum. Two simple steps. Step one, you dump John. Step two, we fix what's left of this family. You and me. I don't want to talk about this tonight. Don't walk away from me now, Mum. I wanted to watch a film. It starts in a minute. Now, go to the kitchen and have your curry. And please eat at the table like a civilized person. Mum. I do feel hungry, though. Ma guardate che cucina. Guarda che bella come è realizzata la cucina, con i coltelli qui sopra, questa inquadratura lì di lato e ovviamente lattine ovunque. Did they even eat anything today? A secret drawer full of useful stuff. Someone's been making cheese on toast. I usually eat in my room these days. It's been empty a lot the last few weeks. Shitty microwave food. Thanks for the effort, Mum. You're the best. They're £1 a box, I think. It's empty. Punch holes in the film lid. I guess I'm not eating tonight then. I don't need anything from the drawer right now. Ok, la bimba dorme, per fortuna. It was my granddad's. Dad gave it to Mum for Christmas 7 years ago. I bet she doesn't even remember. So smoky in there. These belong to Mum and John.
used to love my long hot baths. Then John forbade us to lock the door. Shucks, I forgot to bring my towel. My little treasure. It never bothered me that I found it in the skip. Maybe now that I have a job, I can buy an iPod. But I'd still miss this old friend. It's my bathroom towel. I leave it here in case John tries to use it. Sylvia and me do not get along. She keeps taking my headphones. My safe little haven. What did she call me? A prodigal daughter? Did the prodigal daughter come back to cry for forgiveness? Well, once I'm gone, I'm never coming back. Ever. Can't wait, coming through. They're both doing my head in, but I know what I need. Junkie brush. This music is the only thing louder than the screaming inside my head. Oh, I don't want to wake Bethany up. Where's my headphones? Great. The batteries on the headphones are dead. I think there should be some spares in the kitchen. Ok, volevo giusto controllare che tutto andasse bene. Gorgeous. You smell like a brewery. I only had a couple of pints down to the dog. But I bought a little bottle of red on the way back. Do you want some? No, thanks. Well, that's more for me then. What are you up to? Just getting some batteries. Batteries? Nah. Well, it all makes sense now. What does? These strange vibrations every night coming from your room. These walls are thin, you know. They're for my headphones. No need to lie. It's very normal. You know, when a girl like you gets to a certain age. But if you need any help, you know. No, thanks.
vi rendete conto a che livelli che siamo qua? Oh mamma mia. Voilà. What a dream. Vedete quello che vi dicevo nell'episodio 0 riguardo alla sensibilità di Michalski? Cioè, quest'uomo che riesce ad affrontare questi temi con... Non lo so, ma quanto è accurato? Io non so voi, ma è accuratissima sta roba, è veramente, veramente accuratissima. Le reazioni, questo nel letto con la musica, cioè, non lo so, sono cose che non riesco ad esprimere a parole, probabilmente non si possono esprimere a parole, semplicemente uno o sa di cosa sto parlando o non lo sa, e se non lo sapete sono contento per voi che non lo sapete, perché è veramente meglio così. Detto questo, per questo episodio ci fermiamo qua. Nella prossima puntata usciremo dalla stanza e andremo a farci un altro giretto per quest'incubo di casa che, santo Dio, povera Lorelai, non oso immaginare. E vedremo come si svilupperà la faccenda, anche se immagino che avrete tutti intuito dove andremo a parare qua. Alla prossima.